No. Per una volta Yahweh non era sbagliato. Voleva evitare la più grande tentazione che ha l'uomo, voler tornare in paradiso. E due arcangeli con spade di fuoco difendere l'entrata in paradiso per evitare la tentazione di voler creare qui un'utopia, un marxismo, un comunismo, un capitalismo, con la migliore delle buone intenzioni. Tutti vogliono fare queste cose qui. Ma poi questo sta legato a una cosa molto più sottile. Mi scusi se faccio un po' di filosofia. Alla visione della storia. Noi abbiamo ontologizzato la storia e abbiamo creduto che la cosa storica è la verità. E anche nell'India ci sono quattro livelli della verità o della realtà e uno è il primo. È lo storico, che sarebbe quasi quasi meno importante. Io ho vissuto una volta, e queste piccole cose aiutano a capire quello che voglio dire, perché altrimenti sarebbe un discorso troppo lungo. A Vrindavan, la patria di Krishna, Krishna Das, amico, di Krishna, e c'era. Eravamo tre, un amico, un Vaishnava, Vishnuvita, discepolo di Krishna, e un cristiano, che in quel momento era un pastore protestante, ma non importa, cristiano. E il cristiano, con molta buona volontà e simpatia, stava criticando a questo Krishna che, dal punto di vista storico non è molto edificante, con le gopi, con le cose, tutte le cose, ma che poi diceva, ma dopo tutto Krishna non esiste, è una leggenda, non si sa nemmeno se è esistito o non è esistito. Io ero un po' nervoso per ragioni di questo, beh, mio carattere, perché pensavo che fosse quasi quasi un insulto a quel Vaishnava, che le diceva che Krishna leggenda, non esiste. E l'altro era contento, diceva sì, evidentemente, chiaro! Cosa capiva l'altro? Perché invece Gesù Cristo è sostanziale, è reale, è esistito, sappiamo la storia, un po' deformata, ma la sappiamo veramente, non si può negare la sua esistenza. Beh, e l'altro diceva, ma evidentemente sì, a tutti. Cosa capiva lui? Che Gesù era un grande personaggio storico, come Napoleone, come Akbar, un grande personaggio storico, punto basta. Ma che il Krishna dello spirito, il Krishna del suo cuore, questo è il Krishna reale, questo è il vero Krishna, non quella figura storica che va, viene, muore, eccetera, eccetera. Quindi siamo due mondi e che non possono adesso negare un dialogo nel senso più etimologico della parola. Diaton logon, attraverso il logos. Quando il dialogo è soltanto logistico non porta a niente. Perciò io ho cercato di creare questa parola di dialogo dialogale, che è molto diverso del dialogo dialettico. Il dialogo dialogale comincia con l'ascolto e per ascolto devo fare un po' di vuoto dentro di me e un po' di silenzio. E senza il silenzio, a me sembra che allora, è che non si fa nulla, non si fa assolutamente niente. Viviamo sempre in fretta, sempre una cosa dopo l'altra, sempre buscando un telo, buscando una finalità buona, cattiva, come se il tempo fosse una strada che prima portava al cielo, all'inferno o al limbo, adesso porta siamo così, tolleranti, va bene, porta al nulla, porta all'assurdo, porta alla catastrofe.
No, il tempo non è nessuna strada. Io sono tempo. Io sono spazio. Non vivo nello spazio come in un container dove mi sento a raggio o non a raggio. E qui è la grande sfida interculturale, dove il tempo, la storia, che noi consideriamo qui come criteri di realtà, forse non sono tutta la realtà. Forse la mia vita, come posso essere io felice in un mondo ingiusto? E come posso essere io felice se vedo che questa ingiustizia continua? E il sindrome di venceremos, we shall overcome, déjà vu, l'abbiamo sentito tante volte. Che adesso le generazioni attuali dicono, beh, questo non funziona.